Vi avevo detto che vi avrei presentato altri nuovi grandi amici di questa due giorni qui al Muovite di Faenza, e sono con Viviana e Davide Vidaloga Bologna. Ciao. Oh, ciao, grazie. Ciao a tutti. Allora, voi siete qui al Muovite, che cosa dovete fare come stage? Noi abbiamo appena finito uno stage di salsa cubana e stasera presenteremo il nuovo spettacolo del gruppo femminile nostro, delle V-Ladies, dove ballerà il capogruppo, che è Viviana. Allora, a parte lo stage, che è stato comunque emozionante, essere qui in questa 48 ore di latinoamericano e non solo deve essere davvero affascinante. Un po' di adrenalina per questa serata, per questo nuovo spettacolo? Assolutamente sì, sono previste tantissime persone stasera, quindi non vediamo l'ora di esibirci, siamo cariche. Allora, in questo momento così di gioia e felicità, volevo farvi vedere che comunque balla, ma alle stampelle, ragazzi. Adesso tu mi devi dire cosa hai combinato. Ah, beh, il ballo è il mio sport estremo, quindi ballando, purtroppo, facendo acrobazie, i rischi del mestiere sono questi. Mi sono fratturato e tornerò a breve, dai. Ma caspita, la salsa ti porta ad avere dei passi così pericolosi? Sì, purtroppo quando ci cerca di spingersi sempre oltre, capitano, i rischi del mestiere sono questi. Quindi niente, passerà. Ad ogni modo, un bravo professionista, lui ha fatto il suo stage anche col gambone, quindi meriti a Davide. C'erano i miei collaboratori che mi hanno dato una grossa mano, soprattutto Nairobi e Vittorio, e quindi grazie a loro anche. Io dirigevo dall'alto, perché quello potevo fare. Abbiamo un bello staff comunque, siamo una bella scuola, sì. Innamorati di questi balli da quanto tempo? Tantissimi anni, 10 anni per me, ma lui anche di più. Ah, io sono quasi 17 anni ormai che ballo, e quindi è una passione che cresce sempre di più. Cerchiamo di trasmetterla ai nostri allievi. Una realtà a Bologna della salsa molto forte, vero? Certo, la salsa a Bologna ormai si sviluppa sempre di più, come in tutta Italia del resto, e quindi è una cosa bellissima questo, soprattutto perché è innamorato della danza e del ballo in genere. Parliamo invece di quello che è lo spettacolo di Viviana questa sera, perché questi nuovi spettacoli, tutti al femminile, devo dire che ultimamente stanno riscontrando molto successo. Com'è essere libere di ballare la salsa? Perché di solito la salsa si balla in coppia, no? Quindi essere libere in queste grandi coreografie da interpretare. È un'emozione fantastica per esprimere tutta la femminilità delle donne, la nostra gestualità, ed è bello insegnare anche alle donne a muoversi e a piacersi soprattutto mentre si balla. Su queste bellissime parole io li ringrazio, li lascio andare perché sono anche loro di corsa in questa due giorni. Seguiteli, avrete sicuramente una pagina Facebook, un social? Facebook, Instagram, Vidaloga Dance School, e il nostro sito internet che a breve sarà online, quindi cercateci, cliccate mi piace e seguiteci e venite già a trovare la scuola. Ciao ragazzi, ciao a tutti.